www.cinefonieci.com. Torniamo a parlare di Rugged con questo Nomu S20, modello intermedio di questa azienda che produce anche S10 ed S30. Via di recensione. La confezione è di forma classica, rettangolare e di colore del cartonato, con logo Nomu in rame nella parte frontale ed i miei nel pezzettino anteriore, il resto è pulito. All'interno troviamo lo smartphone con un cavo USB micro USB, caricabatterie che supporta la Pump Express con 5, 7, 9 volt a 1A65 e 12 volt a 1A25, un paio di manualetti in inglese e lo spillino per il carrellino SIM. Il design lo fa riconoscere al primo colpo d'occhio come un Rugged, anche se rispetto a tanti altri mostra linee più classiche e convenzionali ben integrate tra loro. Sia i materiali che l'assemblaggio sono di buon livello ed anche se non ha un aspetto premium, la sostanza c'è. Davanti troviamo una fotocamera con a lato la capsula auricolare dei sensori posizionata sopra lo schermo a 5 pollici con tasti inglobati. Lato destro volume ed accensione sempre in gomma. Sopra jack coperto con tappino. Lato sinistro carrellino sempre coperto e sotto micro USB e microfono. Al posteriore la back cover è interamente coperta con uno strato di gomma puntinato, in cui trovano posto la fotocamera con flash singolo, un secondo microfono per la soppressione dei rumori e sotto a marchio Nomu lo speaker di sistema. Le dimensioni sono di 14 cm e 54 di altezza per 7 cm e 50 di larghezza ed uno spessore di 1,03 cm per un peso di 181 g. Il sistema operativo di fabbrica è Android 6.0 Marshmallow, che gira bene e non ha particolari impuntamenti. È praticamente stock e si nota qualche icona vecchio stile. Il processore è un MediaTek 6737 quad core, ma in versione pepata, ovvero la T, con 1.5 GHz di clock anziché i normali 1.3, coadiuvato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile con SD di altri 32. La scheda grafica è una vecchia conoscenza, e cioè la Mali T720. Come punteggio benchmark siamo in linea con gli altri processori di questo tipo, quindi la versione T, e cioè sopra i 39.500 punti. Lo schermo installato è un 5 pollici in definizione HD, IPS, che utilizza la tecnologia IGZO. Ha una densità di 320 ppi ed è coperto con un vetro Gorilla Glass 3 a sua volta contornato da un bordo in metallo. I colori sono sempre molto luminosi e ben riprodotti, anche come intensità. Bianchi e neri sono buoni, così come gli angoli di visione ottimali. Sotto il sole si vede bene, il touch è reattivo e da 5 tocchi, ma purtroppo il vetro frontale trattiene un po' troppo di impronte. Si segnala che lo switch tra le frequenze è nella media. Tutte le bande LTE italiane sono supportate attraverso l'utilizzo di 2 nano SIM o una nano SIM ed un SD per l'espansione. Il suono della capsula auricolare è sempre alto, ma con una discreta pulizia e nitidezza. Il parco sensori è composto dai classici luce, un po' lento in verità, prossimità ed accelerometro, a cui si aggiungono orientamento e magnetometro tutti ben tarati. Il Wi-Fi utilizza sia la 2.4 che la 5 GHz come bande, poi sono presenti il Bluetooth 4.0 e la radio che si dimostrano affidabili. In aggiunta c'è la certificazione IP68 che ci consente di utilizzare questo smartphone su sabbia, terra, acqua e praticamente ovunque, avendo di conseguenza meno pensieri che si rovini. Il GPS fissa velocemente e si dimostra preciso anche nell'uso, mentre le notifiche vi verranno segnalate senza problemi, anche se purtroppo non possiamo vederlo a causa dell'assenza della di notifica. Le fotocamere presenti sono una 5 megapixel anteriore ed una Sony IMX219 da 13 megapixel al posteriore con flash singolo. L'interfaccia è stock MediaTek e messa a fuoco e scatto sono abbastanza rapidi. I selfie hanno una qualità da social, mentre per il resto degli scatti ci ritroviamo nella media, ovvero belli e con particolari in presenza di luce ottimale, mentre man mano che cala la luminosità aumenta il rumore e di conseguenza diminuiscono i particolari. Le macro al buio risultano buone, grazie al LED sufficientemente potente anche se di colore freddo. Per i video otteniamo dei risultati che risicano la sufficienza, in quanto non si mostrano molto stabilizzati ed il suono è still action camera, e cioè un po' basso e ovattato.
Su internet entriamo grazie a Chrome, che è il browser predefinito e che troviamo installato. Ovviamente non abbiamo un caricamento fulmineo, ma sia lo zoom che il doppio tap vengono rilevati senza problemi. Dal punto di vista del gaming, i giochi leggeri come Subway Surfer vanno alla grande, mentre i mastini come Real Racing vengono comunque digeriti, anche se ovviamente notiamo dei lag, cosa però che non ci infastidisce nel mentre giochiamo. Anche dopo sessioni prolungate di utilizzo, il processore quad-core MediaTek 6737 arriva ad avere una temperatura che non supera il tiepido. Tuttavia, anche in piano non viene poi molto attutito. In tutti i frangenti dimostra sempre un volume alto. È tratto abbastanza centrale come alti e bassi, infatti va un po' in crisi in produzione di suoni molto ricchi di bassi e con picchi di acuti, ma nel complesso è di buon livello, considerato anche il fatto che è resistente all'acqua. In viva voce però dà il peggio di sé, in quanto la chiamata risulta gracchiante e poco nitida. Buono invece in cuffia. Ti ricordiamo che la chiamata è gratuita. La batteria è una 3000 mAh, che associata al processore poco energivoro vi permette l'autonomia di un giorno senza intoppi, se non di più. Cosa positiva è che supporta la ricarica rapida MediaTek Pump Express, e cioè che il caricatore in dotazione vi permette di caricare il 50% in 30 minuti. In conclusione, questo rugged si presenta ben fatto e resistente. Non ha prestazioni dal primo della classe, ma nell'uso di tutti i giorni se la cava molto bene e perché no lo si può considerare come supporto al proprio lavoro, magari quelli che di voi hanno un impiego all'esterno. Il prezzo poi non è esagerato in relazione all'hardware, cosa che fino a poco tempo fa rendeva di fatto questi device antieconomici. Lo trovate in tanti negozi attorno ai 150-160€ ad esclusione di alcune offerte in cui scende. Quindi fate un salto nel nostro sito, andate su Affidabili per saperne di più. Le colorazioni disponibili sono nero come la nostra oppure silver. Noi intanto ringraziamo Nomu per il sample che ci ha inviato, magari in attesa dell'S30, chissà se ci sente. E noi intanto amici cinefonici.com ci vediamo alla prossima. Ciao!